Santo Stefano, storia di un martire. Santo Stefano è il protomartire cristiano, è stato cioè il primo ad aver dato la vita per testimoniare la propria fede per la diffusione del Vangelo. Proprio per questo la sua festa liturgica si celebra il 26 dicembre, cioè immediatamente dopo il Natale, che celebra la nascita di Cristo. Il racconto del suo martirio ci viene dagli Atti degli Apostoli, dove appare evidente sia la sua chiamata al servizio dei discepoli che il suo martirio, avvenuto per lapidazione. Alla presenza di Saulo prima della conversione, secondo la tradizione nel 415 un sacerdote di nome Luciano ritenne di aver trovato il corpo di Stefano vicino a Gerusalemme, dopo aver avuto in sogno l'indicazione del luogo della sepoltura. La leggenda si diffuse ben presto nel mondo latino e greco e si ebbe una vasta proliferazione di improbabili reliquie del santo, che ne diffusero in maniera straordinaria il culto. In particolare, una parte di queste reliquie venne portata a Minorca, nelle Baleari, e nell'occasione i cristiani dell'isola, per un presunto desiderio di vendicare la morte del martire, diedero vita ad una feroce persecuzione contro gli ebrei ivi residenti. Il mondo, per essere salvato, ha bisogno di simili testimoni legati a Gesù Salvatore. Santo Stefano è stato cronologicamente il primo di una lunghissima serie, non mai interrotta nella storia della Chiesa. Primo martire. La celebrazione liturgica di Santo Stefano è stata da sempre fissata al 26 dicembre, subito dopo il Natale, perché nei giorni seguenti alla manifestazione del Figlio di Dio furono posti i comites Christi, cioè i più vicini nel suo percorso terreno e primi a renderne testimonianza con il martirio. Così il 26 dicembre c'è Santo Stefano, primo martire della cristianità. Segue al 27 San Giovanni Evangelista, il prediletto di Gesù, autore del Vangelo, dell'amore. Poi il 28 i santissimi innocenti bambini, uccisi da Erode con la speranza di eliminare anche il bambino di Betlemme. Secoli addietro anche la celebrazione di San Pietro e San Paolo Apostoli capitava nella settimana dopo il Natale, venendo poi trasferita al 29 giugno. Del grande e veneratissimo martire Santo Stefano si ignora la provenienza. Si suppone che fosse greco. In quel tempo Gerusalemme era un crocevia di tante popolazioni con lingue, costumi e religioni diverse. Il nome Stefano in greco ha il significato di coronato. Si è pensato anche che fosse un ebreo educato nella cultura ellenistica. Certamente fu uno dei primi giudei a diventare cristiani e che prese a seguire gli apostoli. Gli Atti degli Apostoli, ai capitoli 6 e 7, narrano gli ultimi suoi giorni. Qualche tempo dopo la Pentecoste, il numero dei discepoli andò sempre più aumentando e sorsero anche dei dissidi fra gli ebrei di lingua greca e quelli di lingua ebraica, perché secondo i primi, nell'assistenza quotidiana, le loro vedove venivano trascurate. Allora i 12 apostoli riunirono i discepoli dicendo loro che non era giusto che essi disperdessero il loro tempo nel servizio delle mense, trascurando così la predicazione della parola di Dio e la preghiera. Pertanto questo compito doveva essere affidato ad un gruppo di 7 di loro, così gli apostoli potevano dedicarsi di più alla preghiera e al ministero. La proposta fu accettata. E vennero eletti Stefano, uomo pieno di fede e Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas, Nicola di Antiochia, e tutti gli apostoli imposero le mani. La Chiesa ha visto in questo atto l'istituzione del ministero diaconale. Nell'espletamento di questo compito, Stefano, pieno di grazia e di fortezza, compiva grandi prodigi tra il popolo, non limitandosi al lavoro amministrativo, ma attivo anche nella predicazione, soprattutto fra gli ebrei della diaspora, che
che passavano per la città santa di Gerusalemme e che egli convertiva alla fede di Gesù crocifisso e risorto. Nel 33 e 34 gli ebrei ellenistici, vedendo il gran numero di convertiti, sobillarono il popolo, accusando Stefano di pronunziare espressioni blasfeme contro Mosè e contro Dio. Gli anziani e gli scribi lo catturarono trascinandolo davanti al Sinedrio e con falsi testimoni fu accusato. Costui non cessa di proferire parole contro questo luogo sacro e contro la legge. Lo abbiamo udito dichiarare che Gesù il Nazareno distruggerà questo luogo e cambierà le usanze che Mosè ci ha tramandato. E alla domanda del sommo sacerdote, le cose stanno proprio così? Il diacono Stefano pronunciò un lungo discorso, il più lungo degli Atti degli Apostoli, in cui ripercorse la Sacra Scrittura, dove si testimoniava che il Signore aveva preparato per mezzo dei patriarchi e profeti l'avvento del giusto, ma gli ebrei avevano risposto sempre con durezza di cuore. Rivolto direttamente ai sacerdoti del Sinedrio, concluse: O gente testarda e pagana nel cuore e negli orecchi, voi sempre opponete resistenza allo Spirito Santo, come i vostri padri, così anche voi. Quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Essi uccisero quelli che preannunciavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete divenuti traditori e uccisori. Voi che avete ricevuto la legge per mano degli angeli non l'avete osservata, mentre l'odio e il rancore dei presenti aumentava contro di lui. Stefano, ispirato dallo Spirito, alzò gli occhi al cielo e disse: Ecco, io contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Fu il colmo. Elevando grida altissime e turandosi gli orecchi, i presenti si scagliarono su di lui. E a strattoni lo trascinarono fuori dalle mura della città e presero a lapidarlo con pietre. I loro mantelli furono deposti ai piedi di un giovane di nome Saulo, il futuro apostolo delle genti, San Paolo, che assisteva all'esecuzione. In realtà non fu un'esecuzione in quanto il Sinedrio non aveva la facoltà di emettere condanne a morte. Ma non fu in grado nemmeno di emettere una sentenza in quanto Stefano fu trascinato fuori dal furore del popolo. Quindi si trattò di un linciaggio incontrollato, mentre il giovane diacono protomartire crollava insanguinato sotto i colpi degli sfrenati aguzzini. Pregava e diceva: Signore Gesù, accogli il mio spirito. Signore, non imputare loro questo peccato. Gli Atti degli Apostoli dicono che le persone pie lo seppellirono, non lasciandolo in preda alle bestie selvagge, come era consuetudine allora, mentre nella città di Gerusalemme si scatenò una violenta persecuzione contro i cristiani, comandata da Saulo. Tra la nascente chiesa e la sinagoga ebraica, il distacco si fece sempre più evidente, fino alla definitiva separazione. La sinagoga si chiudeva in se stessa per difendere e portare avanti i propri valori tradizionali. La Chiesa, sempre più inserita nel mondo greco-romano, si espandeva iniziando la straordinaria opera di inculturazione del Vangelo. Dopo la morte di Stefano, la storia delle sue reliquie entrò nella leggenda. Il 3 dicembre 415, un sacerdote di nome Luciano di Kefar ebbe in sogno l'apparizione di un venerabile vecchio in abiti liturgici, con una lunga barba bianca e con in mano una bacchetta d'oro, con la quale lo toccò chiamandolo 3 volte per nome. Gli svelò che lui e i suoi compagni erano dispiaciuti perché sepolti senza onore, che volevano essere sistemati in un luogo più decoroso
e dato un culto alle loro reliquie, e certamente Dio avrebbe salvato il mondo destinato alla distruzione per i troppi peccati commessi dagli uomini. Il prete Luciano domandò chi fosse e il vecchio rispose di essere il dotto Gamaliele, che istruì San Paolo. I compagni erano il protomartire Santo Stefano, che lui aveva seppellito nel suo giardino, San Nicodemo, suo discepolo, seppellito accanto a Santo Stefano, e San Abiba, suo figlio, seppellito vicino a Nicodemo. Anche lui si trovava seppellito nel giardino vicino ai tre santi, come da suo desiderio testamentario. Infine indicò il luogo della sepoltura collettiva. Con l'accordo del vescovo di Gerusalemme si iniziò lo scavo con il ritrovamento delle reliquie. La notizia destò stupore nel mondo cristiano, ormai in piena affermazione, dopo la libertà di culto sancita dall'imperatore Costantino. Un secondo prima, da qui iniziò la diffusione delle reliquie del Santo Stefano per il mondo conosciuto di allora. Una piccola parte fu lasciata al prete Luciano, che a sua volta le regalò ai vari amici. Il resto fu traslato il 26 dicembre 415 nella chiesa di Sion a Gerusalemme. Molti miracoli avvennero con il solo toccarle, addirittura con la polvere della sua tomba. Poi la maggior parte delle reliquie furono razziate dai crociati nel XIII secolo, cosicché ne arrivarono effettivamente parecchie in Europa, sebbene non si sia riuscita a identificarle dai tanti falsi proliferati nel tempo. A Venezia, Costantinopoli, Napoli, Besançon, Ancona, Ravenna, ma soprattutto a Roma, dove si pensi che nel XVIII secolo si veneravano il cranio nella Basilica di San Paolo fuori le mura, un braccio a San Ivo alla Sapienza, un secondo braccio a San Luigi dei Francesi, un terzo braccio a Santa Cecilia, inoltre quasi un corpo intero nella Basilica di San Lorenzo fuori le mura. La proliferazione delle reliquie testimonia il grande culto tributato in tutta la cristianità al protomartire Santo Stefano, già veneratissimo prima ancora del ritrovamento delle reliquie nelle 415 chiese, basiliche e cappelle in suo onore sorsero dappertutto. Solo a Roma se ne contavano una trentina, delle quali la più celebre è quella di Santo Stefano Rotondo al Celio, costruita nel V secolo da Papa Semplicio. Ancora oggi in Italia vi sono ben 14 comuni che portano il suo nome. Nell'arte è stato sempre raffigurato indossando la dalmatica, la veste liturgica dei diaconi. Suo attributo sono le pietre della lapidazione. Per questo è invocato contro il mal di pietra, cioè i calcoli, ed è il patrono dei tagliapietre e muratori, anche il primo dei diaconi di Gerusalemme.